direi che possiamo cominciare. Sono particolarmente contento di avere con noi Patrizia Gioia, della bottega dell'Affresco, che abbiamo già incontrato 3 anni fa quando vinse il Premio Italia Medievale nella categoria Arte. Quindi non è una sconosciuta per noi e sono sicuro che sarà in grado di affascinarvi con tutto ciò che riguarda l'antica arte dell'affresco. E tanto per citare qualche nome e darvi un'idea di chi ha lavorato con questo tipo di tecnica, potrei dire Giotto, Cimabue, Cavallini, Lorenzetti, Simone Martini, i grandi pittori del Medioevo italiano. Quindi per noi è particolarmente interessante come materia, perché siamo abituati a conoscerli di nome senza sapere esattamente a parte chi erano, ma soprattutto in che modo lavoravano e in che modo ci hanno regalato le meraviglie che noi possiamo ammirare ancora oggi. Quindi io direi di non togliere altro spazio a Patrizia, che ha tanto da raccontarvi e da farvi vedere soprattutto, e lascerei a lei la parola, e augurando a voi un buon ascolto. Grazie. Grazie. Buonasera, intanto vi ringrazio per essere venuti a questo appuntamento con l'antica arte del Bonfresco. Studio questa tecnica da circa 15 anni e questa sera ho il piacere di raccontarvi un po' di cose su come si realizzavano e ancora oggi si realizzano gli affreschi. È considerata un po' la madre di tutte le tecniche, è la tecnica che ha resistito più a lungo nel corso dei secoli. Nasce dall'incontro della calce e delle terre naturali e utilizza dei materiali veramente semplicissimi che sono rimasti mutati nel corso dei secoli. Però purtroppo oggi viene insegnata e praticata da pochissime persone e questo è dovuto, diciamo, a diverse ragioni di natura economica, ma anche legate ai lunghi tempi di realizzazione di questa tecnica. Lunghi tempi in generale, perché prima della fase pittorica ha bisogno veramente di un grande lavoro di progettazione che va fatto in modo molto attento e rigoroso per ottenere dei buoni risultati. Perché questa tecnica ha delle difficoltà insite nel fatto che il supporto sul quale si dipinge è l'intonaco fresco. E quindi la fase pittorica è legata ai tempi di asciugatura dell'intonaco e di presa dell'intonaco. Pertanto è una tecnica che deve avere una rapidità e una sicurezza di esecuzione veramente importante. E un'altra grande difficoltà è legata all'imprevedibilità del risultato dal punto di vista della colorazione, perché quando i colori vengono applicati sull'intonaco fresco hanno un tono, una saturazione, una luminosità che sarà completamente diversa quando l'intonaco sarà asciutto. Quindi rispetto alle tecniche a secco, alle tempere, che poi hanno soppiantato questa tecnica già dal 1600, è ovviamente una tecnica assai più complessa e che richiede appunto dei lunghi tempi. Quindi tutte queste ragioni hanno portato a, diciamo, a studiare delle tecniche che lo imitassero, dal finto affresco fino agli affreschi digitali. Però veramente cercare di imitare i risultati di questa tecnica è veramente difficile, perché a parte l'emozione che c'è proprio nel realizzare un affresco, i risultati sono praticamente impossibile eguagliarli. Dovete pensare che la complessità di questa tecnica fa sì che le competenze che sono richieste al pittore affresco vanno molto oltre quello che è la sensibilità e l'abilità nel disegno, perché tutta la fase di preparazione dell'intonaco, la conoscenza dei materiali e dei colori è veramente importante. Tutte le fasi concorrono ad ottenere un buon risultato e non soltanto la fase pittorica. E oltretutto sarà soltanto il tempo il vero giudice che condannerà l'opera finita o la renderà eterna ed eccellente, proprio perché nessun frescante è in grado di prevedere il risultato finale quando sarà asciutto, se non veramente con una grande esperienza.
dobbiamo pensare che abbiamo proprio un dovere di divulgare, di tramandare questa antica tecnica per far sì che non vada persa. E proprio per questo motivo di divulgazione abbiamo realizzato io e il regista Lorenzo Vella un documentario che ha l'obiettivo proprio di divulgare questa tecnica, e abbiamo realizzato due video di 15 minuti l'uno in cui si lega un po' il passato e il presente di questa tecnica. Nel primo video che adesso vedrete si mostra tutta la lavorazione di un affresco murale in un'ambientazione medievale intorno alla metà del 1300, perché era un'epoca in cui già si era diffuso l'uso dei cartoni preparatori. Da Giotto in poi si diffonde questo uso dei cartoni grazie anche alla diffusione della carta a basso costo che inizia dal 1300 in poi. Il secondo video invece è realizzato nel mio laboratorio, in cui racconto un po' la mia esperienza con questa tecnica e vengono mostrati gli affreschi da me realizzati. Intervalleremo la visione dei due video con una serie di slide che vi ho portato, in cui andiamo un po' più in dettaglio nelle varie fasi di esecuzione della tecnica stessa. Quindi iniziamo adesso con il primo video e poi lasciamo un po' di spazio anche a qualche domanda alla fine. Allora, questa è la reazione di carbonatazione, che è alla base quella trasformazione chimico-fisica che subisce la calce durante la asciugatura dell'intonaco, che è alla base di tutta la tecnica dell'affresco. Ed è grazie a questa trasformazione chimico-fisica che è dovuta proprio alla bellezza degli affreschi. Questo è il ciclo della calce. Vediamo, si parte dall'alto, dalla pietra calcarea, che abbiamo detto è costituita di carbonato di calcio, che viene nei forni, andiamo verso sinistra, viene cotto a 900 gradi, perde l'anidride carbonica e si trasforma in ossido di calcio, che è quella polvere bianca chiamata appunto calcemica. Allora, le fasi della presa dell'intonaco in realtà sono un pochino più complicate di così, cioè il fenomeno più veloce è quello dell'essiccamento, cioè la malta perde l'acqua e si asciuga. Il fenomeno successivo che ha luogo è quello della carbonatazione, che abbiamo visto un attimo fa, cioè l'idrossido di calcio della nostra calce spenta si trasforma in carbonato di calcio e successivamente questo carbonato di calcio cristallizza, cioè si trasforma, la molecola si trasforma lentamente. Considerate che questi sono processi molto lenti che hanno luogo proprio nel corso di mesi e di anni, tanto che il processo di maturazione dell'affresco si stima che possa durare anche 50-60 anni. Questo significa che man mano che tutta la calce sta dentro allo spessore dell'intonaco, che può essere di 2-3 cm, pian piano deve trasformarsi tutta da idrossido di calcio a carbonato di calcio. E questo però avviene molto lentamente. Perché? Perché avverrà velocemente sulla superficie dell'intonaco, perché è a contatto con l'aria e quindi trova tanta anidride carbonica per fare questa reazione chimica, ma all'interno, nello spessore dell'intonaco, più si allontana dalla superficie, più la reazione andrà lentamente, perché l'aria penetrerà all'interno dell'intonaco attraverso dei micropori della superficie, però la concentrazione sarà molto bassa, quindi la reazione andrà molto lentamente. E questa trasformazione, questa carbonatazione piegherà anni per i colori. E questo lo vedete molto bene nell'immagine del microscopio ottico, che ci fa vedere l'intonaco vero di un affresco antico in sezione, quindi tutte queste parti dove ci sono tutti questi pezzettini sono i granellini degli inerti, della sabbia, della pozzolana, mescolati con la calce. Invece quella riga, quella striscia più scura che c'è in alto, quelli sono i 2 mm di intonaco che hanno assorbito il pigmento, i pigmenti che noi abbiamo applicato dipingendo, che penetrano per 2 mm dentro. E quell'ulteriore strato esterno biancastro
è il carbonato di calcio che si forma per primo sulla superficie, che va a proteggere la superficie dipinta e a cristallizzare, riflettendo appunto in maniera diversa la luce e cambiando il tono, la saturazione e la luminosità dei colori nel corso del tempo. E questa è una caratteristica propria solo della tecnica a fresco, che avviene appunto su intonaco fresco. Nelle tecniche a tempera tutto questo non c'è, perché il colore viene fatto aderire con un collante, con un legante sulla superficie. Allora, tornando un attimo ai colori, abbiamo già detto che devono essere esclusivamente colori inorganici del gruppo degli ossidi e degli idrossidi dal punto di vista chimico, perché devono essere stabili alla calce, non devono reagire con la calce. E gli unici composti di questo tipo sono le terre naturali. In realtà questa è la tavolozza del frescante, questi sono gli unici colori che possiamo usare in affresco. Considerate che ovviamente adesso ci sono i colori artificiali prodotti dall'industria, non usiamo più il lapislazzo, l'azzurrino e la malachite, quindi i tre blu che vedete in alto, che sono da sinistra il blu cobalto, poi il blu oltremare e il blu ercolano, sono colori di sintesi. Poi abbiamo sotto questi tre verdi, non so come indicarveli, questi tre al centro qui, l'unico sintetico è questo verde, il verde similcromo, perché ci sono delle terre verdi naturali, ma sono dei colori molto tenui, questi due verdi a sinistra, terra verde antica e terra verde nicosia. Allora, le terre naturali vengono da cave, perché sono appunto delle terre, e prendono in genere il nome della cava da cui provengono. Per darvi un'idea di come appaiono i colori quando vengono applicati sull'intonaco fresco, vi ho messo due foto. Questa è una giornata appena finita in affresco e il risultato dopo un paio di settimane è questo. Quindi vedete quanto cambiano. I colori fondamentalmente schiariscono tantissimo, diventano più coprenti. Infatti, se ci fate caso, per esempio l'incarnato cambia completamente, qui quasi si intravedeva l'intonaco sotto, non so se riuscite a vederlo, invece quando si asciuga diventa molto più coprente, il cielo per esempio ha schiarito tantissimo e adesso si vede la calce, vedete le nuvole, mentre invece quando sono state realizzate non si vedeva per niente. Uno dei metodi per trasferire il disegno dal cartone all'intonaco è questo dello spolvero, cioè devo fare tutta questa serie di buchi con uno spillo, con un ago lungo i contorni e poi battendo con un sacchetto pieno di polvere colorata, la polvere passa attraverso quei buchini e lascia tutti i punti colorati e con quelli io riesco a ricostruire il disegno. C'è anche un altro metodo che si può usare, che è più veloce, meno dettagliato però, che è il metodo del ricalco o incisione indiretta, cioè io appoggio sull'intonaco fresco il mio cartone, ricalco con una punta metallica che mi incide l'intonaco sotto con dei segni. Ovviamente però questo è un metodo che va bene per delle cose architettoniche o per insomma delle linee grandi. Se devo trasferire il disegno di un volto molto delicato, eccetera, è sempre meglio forare il cartone, eccetera. Questo è un esempio di sinopia. È la sinopia di un affresco di Buffalmacco, si trova nel Museo delle Sinopie a Pisa. Allora, cioè, come si fa a vedere una sinopia se sopra è sempre stato realizzato un affresco? Perché ovviamente poi spariva, no? Coperto da l'intonachino. In realtà si scoprono nel 1700, quando un pittore ferrarese, Antonio Contri, si inventò una tecnica per staccare un affresco, staccando la patina pittorica, quei famosi 2 mm di intonaco che hanno assorbito i colori, e trasportarli su una tela, cioè su un supporto diverso. Adesso non la facciamo troppo lunga sul perché è stata fatta questa cosa, ma insomma, quando iniziò ad essere usata questa tecnica dello strappo,
lo scopo era quello di salvare gli affreschi, soprattutto se c'erano delle figure di Madonna particolarmente venerate dal popolo, eccetera, ma insomma di salvare gli affreschi da calamità naturali, guerre, eccetera, eccetera. E si mise appunto questa tecnica, si scoprirono le sinopie. E siccome è l'unica fonte grafica medievale, perché appunto dal Rinascimento sono arrivati a noi tanti cartoni, tanti disegni, dal Medioevo no, perché la carta non c'era, lo facevano sul muro. Perciò la tecnica dello strappo fu per tutto l'Ottocento e anche buona parte del Novecento richiesta tantissimo dagli storici dell'arte, perché volevano vedere le sinopie, quindi furono strappati veramente tanti.